Incoraggio la comunità internazionale ad agire urgentemente con ogni mezzo per soccorrere la popolazione di Gaza, stremata dalla guerra. Un'unica preghiera con il cuore infiammato dal desiderio della pace. Papa Francesco la alza dopo aver recitato l'Angelus con i fedeli presenti in piazza San Pietro. Lo fa ricordando la conferenza internazionale sulla situazione umanitaria a Gaza, convocata martedì prossimo dal re di Giordania, dal presidente dell'Egitto e dal segretario generale delle Nazioni Unite, e chiedendo che gli aiuti umanitari arrivino nella terra stremata dal conflitto. Invocando la pace poi per l'Ucraina e il Myanmar, il Papa ricorda l'anniversario dell'invocazione della pace per la Terra Santa in Vaticano, alla quale erano presenti 10 anni fa il presidente israeliano, il compianto Shimon Peres, e quello palestinese Abu Mazen. Quell'incontro testimonia che stringersi la mano è possibile e che per fare la pace ci vuole coraggio, molto più coraggio che per fare la guerra. Pertanto incoraggio i negoziati in corso tra le parti e auspico che le proposte di pace per il cessate il fuoco su tutti i fronti e per la liberazione degli ostaggi vengano subito accettate per il bene dei palestinesi e degli israeliani. In precedenza, nel commentare il Vangelo della Domenica, Francesco ha messo al centro della sua riflessione la libertà di Gesù, libero di fronte al potere, alle ricchezze e alla fama, lasciando ai fedeli una domanda. Io sono una persona libera? Oppure mi lascio imprigionare dai miti del denaro, del potere, del successo, sacrificando a questi la serenità e la pace mia e degli altri? Spargo negli ambienti in cui vivo, negli ambienti in cui lavoro, aria fresca di libertà, di sincerità, di spontaneità? La Vergine Maria ci aiuti a vivere e ad amare come Gesù ci ha insegnato nella libertà dei figli di Dio.